Gemelli, il vostro oroscopo settimanale dal 25 al 31 marzo 2024. Non mi sono assolutamente dimenticata e ho detto che vi avrei preparato oggi il video per il vostro oroscopo. Ultima settimana di marzo. Nel frattempo vi ricordo, per chi non lo ha ancora fatto, di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, trovate il mio numero di telefono nella voce descrizione sotto al video. Potete mandarmi un semplice SMS oppure un messaggio WhatsApp, o addirittura, per chi vuole, inviarmi un'email. Allora, vediamo un po' per i gemelli. Vediamo un po' che cosa accade in questa settimana, dal 25 al 31 marzo 2024. Quali sono le novità? Cosa dobbiamo sapere per i gemelli? Vediamo se è cambiato qualcosa in questa settimana, 25-31 marzo 2024. C'è un qualcosa di un passato, recente passato, che non è ancora finita, non è ancora conclusa, non è ancora terminata. Probabilmente siete voi che pensate, che escogitate. Attenzione però, attenzione a non ritornare, a non tornare a rifare quelli che sono sempre i soliti errori. Gli errori magari di allontanarvi da una determinata situazione, anche se avete i dubbi, probabilmente per la paura, ecco, solo per una questione di paura. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Quale informazione vuole dare ai gemelli dal 25 al 31 marzo 2024? È come se questo passato, recente passato, vi impedisse in qualcosa. C'è un ritorno per voi. C'è un ritorno, una decisione da prendere, ma per quello che è successo in un passato, in un recente passato, avete degli impedimenti. Qui c'è da dover mettere dei puntini sulle i, dover parlare chiaro, prendere eventualmente degli accordi o fissare degli accordi, firmare degli accordi. Sei di denari rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dei gemelli dal 25 al 31 marzo 2024? Ecco qui, sì, c'è una situazione non ancora conclusa dove dovete appunto definirla. Definirla nonostante i vostri dubbi, nonostante situazioni esterne di altre persone. C'è un'accurata riflessione che dovete fare e questa settimana potrebbe esserci comunque un litigio. 10 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dei gemelli dal 25 al 31 marzo 2024? Qualcuno che pianifica e escogita una chiusura fatta di difficoltà, di impedimenti, di blocchi, di delusioni, quindi chiudere con queste situazioni negative, dare spazio alle gratificazioni, a ciò che fa star bene, a ciò che si può realizzare. 4 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare per i gemelli dal 25 al 31 marzo 2024? C'è un dolore ancora dentro voi stessi, c'è un qualcosa che ancora vi fa male, dove siete bloccati emotivamente e pensate a questo qualcosa che vi fa male. Infatti per voi il tempo è molto più lungo, c'è un porre fine a una determinata situazione fatta di difficoltà, quindi dovete chiudere con un qualcosa di un passato, recente passato, che vi fa ancora male. Chiudere però con questo dolore. Vediamo questo 2 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci?
per i gemelli dal 25 al 31 marzo 2024. Allora, allontanarsi dal pensiero di una terza persona non serve dover trovare un punto di incontro con una terza persona o con qualcuno che eventualmente vi sta vicino e che cerca di manipolare una determinata situazione. Quindi allontanarsi da quelle situazioni spiacevoli e cercare di andare verso una serenità, verso una tranquillità. Vediamo come si concluderà la settimana per il segno dei gemelli dal 25 al 31 marzo 2024. La conclusione di questa settimana. Allora, qui ci può essere una crisi nei confronti comunque di una persona di vostro interesse che vuole realizzare comunque qualcosa, vuole andare verso un'abbondanza. Ma ci sono ancora delle problematiche da dover risolvere. Infatti queste problematiche, come abbiamo visto, parlano di un passato recente passato. Ci può essere qualche discussione in questa settimana, un qualcosa che dovete chiaramente chiarire, ma siete addirittura un po' voi che dovete superare il blocco che avete, il dolore che avete emotivo, avete un dolore, un blocco emotivo, un qualcosa che vi fa ancora male e quindi siete voi che dovete, ripeto, superarlo. Andiamo a chiarire comunque qualche carta, andiamo a vedere un po' che cosa ci dice. Ci sono anche delle buone notizie in questa settimana che possono arrivare e adesso andiamo a vedere anche in merito a cosa e qualche difficoltà a livello sentimentale. Allora, la prima cosa che mi balza all'occhio è proprio un dolore che voi provate e andiamo a vedere di quale dolore si parla per il segno dei gemelli dal 25 al 31 marzo 2024. I dubbi, la situazione altalenante che vivete, le scelte da dover fare. Volete andare verso un'abbondanza, verso la realizzazione di qualcosa, ma sembrerebbe che c'è qualcosa che vi frena. E il frenarvi è proprio questo, è proprio il dubbio che avete. Qui ci può essere comunque una discussione, appunto, per il dolore che provate, una discussione, un parlare, un'interfacciarvi in modo comunque acceso. Attenzione però, perché potreste andare veramente verso una chiusura o chiusura con la persona. Oppure chiudere con la situazione per ricominciare o iniziare qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere ancora. Oddio, 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 oddio. Andiamo a vedere. Innanzitutto, di quali litigi si tratta? Che genere di litigio ci può essere? Allora, un qualcosa che vi destabilizza può portare comunque a un cambiamento positivo, a un nuovo inizio. Quindi la discussione è una discussione comunque costruttiva. Anche se c'è una certa sofferenza comunque all'interno, c'è un qualcosa che, ripeto, va a destabilizzarvi. Ma la discussione, il litigio che si deve avere per chiarire qualcosa, per dare modo a un cambiamento, a cambiare qualcosa di una situazione che vivete. Vediamo gli impedimenti e i blocchi per i gemelli dal 25 al 31 marzo 2024.
chiudere, non riuscite a chiudere e quindi vivete nella situazione bloccata, non riuscite a chiudere col dolore, con tutto ciò che è accaduto nel passato, recente passato, quindi fare quel passo di qualità per poter ricominciare come giusto che sia, quindi non riuscite proprio a metterci una pietra sopra e concentrarvi su voi stessi. E infatti questo vi comporta delle difficoltà. Quali sono le buone notizie in arrivo per i gemelli in questa settimana dal 25 al 31 marzo 2024? Le buone notizie sono il dover discutere per un qualcosa che vi manda in crisi, per poter poi parlare di stabilità insieme a una persona di vostro interesse. Vediamo che cosa dovete andare a chiudere, porre fine a cosa. Porre fine a quelle difficoltà, concentrarsi sul futuro con la persona di proprio interesse, uscire fuori da situazioni stagnanti. È come se voi siete in attesa che qualcosa accade, ok? Per alcuni di voi magari non c'è neanche dialogo. Quindi il dover superare, uscire fuori da quella situazione comunque di malessere che, ripeto, state vivendo. Quindi bisogna chiudere con questo, metterci una pietra sopra. Vediamo quali sono le difficoltà invece a livello sentimentale per il segno dei gemelli, le difficoltà a livello sentimentale. La delusione. Non riuscite proprio, cioè puntualmente ripresentate sempre la delusione che avete ricevuto. Invece dovete uscire fuori da questa situazione. Dovete cercare invece di andare incontro, risolvere piuttosto il problema. Altrimenti qui c'è da prendere comunque una bella decisione. Vediamo questa decisione molto importante da dover prendere per il segno dei gemelli. Decidere su tutto quello che siete venuti a sapere, verità, novità che sono venute a galla, prendere, essere dure, forti, determinate, sicure di voi stesse o voi stessi e cercare di capire che cosa poi veramente volete. Quindi decise, prendere una decisione su quelle che sono le problematiche ancora esistenti in merito chiaramente anche a una terza persona. Quindi superare questa difficoltà. Carissimi amici dei gemelli, io vi auguro una buona giornata. Scusate per il ritardo, ma vi avevo già informato. Vi raccomando di lasciare un like, commentatemi, fatemi sapere che cosa sta succedendo. Ok? Grazie a tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata.